Sei tu, finalmente. Comandante Washington, consegnami la mela e ti lascerò vivere. Darti la mela? Lei ti controlla. Ah, è questo che credi? Pensavo di controllarla io. Non avevo mai valutato l'ipotesi che lei potesse controllare qualcuno. Ma forse è così. Sei stato corrotto dal potere della mela. Corrotto? E che ci porta a un'interessante domanda. Tu vorresti che ti consegnassi la mela per salvare la mia anima? O vorresti la mela tutta per te, per controllare l'intera nazione? A governare deve essere il popolo. Non diciamo sciocchezze. È un pensiero assurdo, ma immaginiamo che io sia controllato dalla mela. Perché per te sarebbe diverso? Perché io la userei per il bene di tutti. Possedere la mela è tanto un peso quanto una fortuna. Dimmi, quando scuoti la terra, ti senti forse uno schiavo del popolo? Oppure vuoi diventare il suo padrone? Il popolo vuole che tu cada. Non hai risposto alla mia domanda. Io sono l'unico re qui! Ucciderò per quello che avete fatto! Thank you.
Radono Gedon, sono morto per far cadere Washington, ma ti imploro, non impossessarti della mela. Figlio mio, ho tanta paura per te. I viaggi astrali ti hanno sconvolto. Cessa la tua ricerca della mela. Ti prego, figlio mio, ti prego. È la tua occasione. Prendi la mela. Prendila. Fallo. Comandante. Prendila. Portamela via. Non la voglio. Nessun uomo deve possedere un tale potere. Gettala nell'oceano. Appesantiscila e affondala negli abissi più profondi del mare. Dove siamo diretti, allora? Comandante Washington. Pensavo di essere solo. Mi duole interrompere. Non ce n'è motivo. Sembra che siamo a un punto morto. Temo anch'io. Posso suggerire, comandante, che una repubblica non può certo sopravvivere in un mondo così profondamente travagliato. Domando scusa? Un governo eletto, certo. La guerra aveva questo scopo. Ma perché la nazione prosperi? Perché diventi grande? La debolezza della repubblica deve essere bilanciata dall'interno, dalla forza di un uomo. Un uomo potente, comandante, che, se posso dirlo, risulterebbe nobilitato agli occhi del mondo se soltanto portasse il titolo di re. Signore, credo di potervi rispondere in tutta onestà. La vostra proposta causerebbe il peggior danno possibile alla mia povera patria. Non avreste potuto trovare persona meno incline ai vostri intrighi. Per questo vi scongiuro. Se avete rispetto per la vostra patria, per voi stesso e per i posteri, e magari anche per me, di scacciare questi pensieri dalla vostra mente e di non confessare mai né a voi stesso né a nessun altro sentimenti di cotale natura. Abbiamo finito qui. Torniamo indietro? Sì. Indietro. Andiamo.